Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale. Partiamo con i dati settimanali del Covid. Ad oggi i positivi sono 459, i contatti di caso sono 162. Allora, come ben vedete, la curva sta incominciando a scendere, non c'è ancora un certo tipo di stabilità. Vi faccio presente che domenica eravamo intorno ai 600 casi, poi ieri intorno ai 500 e oggi siamo scesi sotto soglia 500. Quindi incominciamo a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Le statistiche del mese di dicembre. I fagnanesi sono 12.500. Nel mese di dicembre sono nati 4 bambini e sono decedute 20 persone. Un abbraccio e sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari nel mese scorso e un benvenuto ai pochi ma importantissimi nuovi arrivati nella nostra comunità. Domani è il 22 gennaio, è il giorno di San Gaudenzio, è il patrono di Fagnano Lona. Pertanto l'ufficio anagrafe e la biblioteca saranno chiusi come tutti gli uffici comunali di solito durante il giorno della festa patronale. La festa patronale verrà celebrata domenica 23, quindi alle ore 10 ci sarà la messa solenne in chiesa di San Gaudenzio, successivamente nel cortile del comune di Fagnano all'interno del castello ci sarà la distribuzione delle 3 civiche benemerenze che vengono consegnate tutti gli anni proprio in occasione della festa del Santo Patrono. Le civiche benemerenze quest'anno vengono assegnate a Rino Gadda, che oltre a essere stato sindaco di Fagnano, gli viene riconosciuto il merito di aver organizzato dei ride con le biciclette non solo in Italia ma anche a livello internazionale. La seconda civica benemerenza viene consegnata all'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, per la promozione della memoria nel ricordo di tutte quelle persone che si sono battute per la libertà nel periodo della Resistenza. La terza benemerenza va al giovanissimo Paolo Favero, di 13 anni, per gli innumerevoli successi nelle gare di ciclismo e per aver vinto un campionato sportivo nazionale. Passiamo agli appuntamenti. Ricordiamo innanzitutto che anche questa settimana si potrà visitare presso lo spazio Optium la mostra Mare d'Inverno. Giovedì 27 di gennaio è il giorno della memoria. Nel giorno in cui l'esercito sovietico liberava il campo di sterminio di Auschwitz, ci fermiamo per un momento di riflessione e ci ritroviamo alle 10.30 in piazza Alfredo di Dio, di fronte alle pietre d'inciampo. Non mi resta altro che salutarvi, augurarvi un buon fine settimana e aspettarvi al prossimo video di informazione. Buona giornata a tutti!